notturno, siamo online. Siamo online. Questo colore notturno, questa versione black. E noi stavamo parlando di fuori onda, stavamo parlando di robe mai viste. Sì. Cioè, diciamo in, non in prime time. No. Ma vabbè, in seconda di terza serata addirittura terza serata, cioè, quando... ci sono sempre più moscerini, sì, e adesso si vedono qualcosina, sì, beh, figa, cioè, ce n'è una quantità che perché sono un po' oscuro, cosa c'è, che schifo, cioè potere, come facciamo a toglierli dopo? Potere zozzotico. Sì. Non robotico, ci vuole il super DDT. Sì. Secondo me un per giro di DDT non gli fa male. No. E dato che in precedenza è stato recensito il Black Riding, sì, perché non fare anche il Black God Riding? Dove io ho messo 20 euro nella pianta, come al solito, nella radice, e gli ho dato da bere 20 euro, ed è venuto fuori questo frutto. Sempre nero. Sì. E vabbè. Vabbè, sa, con 20 euro non si compra neanche i colori. Ah, giusto. E quindi devi salire. E quindi bisogna buttarsi i soldi per. Quindi ci deve dare, o se no lo spray a lei con i suoi, sì, colori. Sì, esatto, ma meglio di no. Ma meglio di no. Ed è venuto fuori così. Bene. Il Black God Riding SRC, identico all'SRC God Riding. Sì. Che ha un'altra colorazione, sì. e lo vogliamo vedere di già, ok, ma al di là di quello, questo riding, sì, al di là del riding normale, canonico, classico, lui ha una sua serie, sì, lei l'ha vista? No, perché non è stata mai subata in Italia, neanche... ma dopo la delusione del riding, lei se la sentirebbe? Me la sentirei. Se la sentirebbe? Sì, me la sentirei, perché comunque è un robot che ho. E... ok. Che se ne dica? Io adesso non vorrei dire una cazzata, signor Sensei. Secondo me è sulla strada. La sto per dire. Secondo me è sulla strada. Sa che secondo me lei... c'è il dottor Lobo, Cosa? C'è il dottor Lobo. Certo, c'è il dottor Lobo, ragazzi. C'è il dottor Lobo, sì. Ma ormai lo do quasi per scontato. Vede che entra nella mia... Sì, ma ci sta. Vede che entra nella mia... È lei che dovrebbe... buttarsi. Okay. Cioè, si faccia sentire. Mi butterò. Si butti. No, quello che le volevo dire, signor Sensei, è che io ho come il sospetto e il ricordo... che lei questo God Riding me lo ha regalato. Sì, questo sì, questo è vero. Se lo ricorda? Sì, me lo ricordo. No, glielo confermo. Vedi che delle volte è una brutta persona, ma delle volte è anche una bella persona. Forse però glielo ha regalato perché gli faceva veramente schifo. Ma già lo aveva, perché se non l'avessi avuto. No, fu un gesto, secondo me. Così, anche... un gesto d'amore. Io avrei detto che era incantevole, però... Dato che questo qua non ha un cazzo, gli regalo questo. Cioè, è stato più un gesto, poi dopo lo straccione si è evoluto piano piano. Ampliato. Passo dopo passo. Sì, è stata una... Piano piano. Sì, è stata dura, Poi dopo, ultimamente, lo straccione mi ha anche stupito perché si è buttato in... spese folli, vedrete nel... Ma folli! Vedrete però nel prossimo... Ho comprato un cazzo ultimamente, non... Si butti! Ma se non c'è niente... Spenda! È così, a caso! Sì, compri qualcosa, prenda anche lei dragoni... Chi? I dragoni... Ma che dragoni? Quelli che millantano anche altri canali, si butti in quelle robe lì che non c'ha senso, ma... Ma dopo non mi piaccio. Cioè, non è che non mi piacciono perché non mi piacciono. Non mi piacciono perché non mi ispirano, non mi raccontano una storia. Che non c'è. Però c'era lui, che sì, non so com'è. Esatto. E non sa neanche quanto è più nuova. No, però cioè, da quei disegni che avevo visto sembrava una roba anni 90. Comunque là passiamo dagli anni 70, agli anni 90. Poi se si ricorda bene, su Sub-Zero ne avevano fatto un'altra serie, però il robot era sempre diverso. Sì. Era però più simile, secondo me, al Riding classico. Forse il design. È un reboot del...
Però gli anni 90, secondo me, a livello robotico, adesso non esce un cazzo, niente, o pochissimo. Però negli anni 90, che di serie robotiche ancora ne uscivano e diverse, secondo me è stato il periodo peggiore. Può darsi. Secondo me lì hanno fatto, cioè, guardiamo, adesso io non voglio citare Getter Go come l'apice della bruttezza robotica, però anche le serie di Gundam, eccetera, sono state le serie peggiori a livello robotico, secondo me hanno fatto tra le robe peggiori in assoluto. Gli anni 90 sono stati quelli delle botte. Sì. Cioè, siccome i cartoni animati da darsi. Sì, ma c'erano i Cavalieri dello Zodiaco, c'erano Ken, c'era dopo Dragon Ball. Quindi c'erano dei campugni. Era da darsi. Già Ken era già anni 80, comunque più vecchio prima, anche perché sappiamo che comunque l'inizio di Sensei è dell'86. Sì. Penso sì, che addirittura Sensei, la serie animata, sia cominciata nell'88, prima, poco... sì, qualche anno prima da noi, via. Sì, no, lì c'erano, chiamiamoli battle shonen, sì, classici, però canonici. Bisogna cercare di capire il perché, se negli anni 80 erano i robottoni, che comunque in un certo senso anche loro si menavano. E spadroneggiavano. E negli anni 90 l'uomo che doveva picchiarsi. Sono mode. Ma sai, dopo ne esce uno, figa, fa un successo della Madonna e ne vengono fuori gli altri. Adesso, boh, non so. Ciò che fa successo è la donna che occiona. Sì, anche. Sì. Adesso è la donna sono che... Sono molte femmine. Ma se lei guarderà Gleipnir, mi dirà... ancora una volta ci troveremo delle donne cazzute. Va bene. Sono buone. Sì. Cioè, io tribulo, adesso torniamo a parlare un attimo, sì. Tribulo però a concepire, no, 14 anni, c'hai due pere, perone, sei già una, non una donna, sei già una pornostar come... Ma il concetto comunque dei giapponesi è quello che a 14-15 anni guidi già robottoni o sei già un cavaliere dello zodiaco, cioè... Sì, sì, ma questa qui... La gioventù è... Sì, ho capito, così. Ma lì, cioè, lì sei una donna fatta e formata e sei anche un po'... Zana. Sì. Comunque... L'uomo invece è... Sempre il solito sfigato. Fanciullesco, sfigato. Ma fanciullesco, guardi... Lei ha trovato un aggettivo molto buono, io invece avrei usato altri, nella mia testa gli ho attribuito altri... Più pesanti. Sì. Qui invece comunque abbiamo a che fare anni 90, quindi i robot... Credo, Sì, però secondo me... Comunque quello che mi dà l'impressione di questo robot qui, almeno come forma, che almeno è masculo. Sì, e poi è bello. Sì, che è masculo, almeno allora le dico, se questo è il protagonista della sua serie, se ne posso dire del classico, non mi piace la colorazione, nel senso che è questo dorato e silver. Sì, non mi fa pensare al leader, comunque mi fa pensare a un comprimario, una roba del genere. Avrei pensato più ce l'avrei visto molto bene con questa forma, ma con la colorazione classica del primo robot. Rosso e blu. Sì. Lì allora dici che avrei pensato a un robot. Questo sembra tendente al real robot, comunque, con questa conformazione. Cioè, non mi fa pensare comunque al protagonista. Sto cercando l'anno. Ma sì, per vedere se c'è qualche informazione. Perché io ho un'idea sulla testa. Sulla testa? In che senso? Sì. La dico quando lei dice l'anno. Il Pro The Riding. L'avevo visto, dei frame del cartone animato. Qua adesso non mi salta fuori un cazzo. Ma come? No. Ma se lei scrive God Riding non sa. Vieni fuori tutte le SRC. Sicuramente comunque fa parte anche di un videogioco, è stata fuori in un videogioco questo robot. Super Robot Wars, forse sì, una roba del genere. Scriviamoci. No, questo viene fuori il Pro The Riding. Viene fuori sempre il Pro The Riding. Se non ha tutti i torti. Però se lei va a cliccare sul Pro The Riding, non ne viene fuori anche la serie successiva?
Viene fuori quella del 2007, però è quella che dicevamo prima. Perché non mi viene fuori l'altro? C'è scritto sequel, la serie ha avuto col titolo Raiden the Superior. Cerchi, adesso lo cerco io, Raiden the Superior. Superior. E Choya, e poi proviamo questo qua. Forse sì. Forse quella roba lì che sta dicendo. Raiden the Superior. Sì. Del 96. Yes. Mi sembra. Quindi visto non ci siamo sbagliati sulla... Però deve essere stato un cartomato che non ha cagato nessuno perché non... Però per fare un SRC. Vabbè. Che se qualcuno ne sa di più ci faccia sapere. Sì, 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 soprattutto, cioè, noi stiamo dando una prova di incompetenza epocale. Siamo 8 minuti a un frame. Perché non sappiamo assolutamente che cosa nulla. Dire. Perché tanto lui si trasforma, non lo trasformiamo. No, poi è complesso. Beh, facciamo una cosa. Qui è tardi. Lo alziamo così. Ci alzo il mio così. Ah, beh, alzi anche l'altro. Cioè, c'ha un... Ma cosa c'è, un colpo tipo l'acquario? Non so. Cioè, parte un razzo... Non so, anche perché vedi che è un po' strana la... Da... Volevo dire una cosa sulla testa. La dica. Ma sapete cosa mi ricorda quella testa qua? Testa di... Mi ricorda un pochettino la testa dell'alien, specialmente nella versione black. Ah, il mostro, l'alieno? Guardate. C'ha anche il frantumatore... Vedete come sono le ali, cioè non è che si chiudono in maniera, in verticale si aprono. Si ha, cioè si... Dall'insù. Si espandono in verticale, non è che in... Non so, lì si vede qualcosa di meglio nelle istruzioni. Tanto che sia nero che sia è uguale. Cioè guardate che istruzioni brutte. Beh, le solite. Quelle di sì, comunque è la stessa... Sì, è così, sì, è uguale. In bianco e nero... Cioè la faina qua diventa un po' più farinosa. C'è un arco arcoso. Sì, anche lui avrà l'arco, sì. Ed è gioioso. È tutta una gioia. Non so, lo vogliamo pagellare. Magari lo pesiamo. Sì, però la pesa non ce l'ho più io qua. Non ha più, non ha il controllo. Non ha più pesa qua. È sopra. È scomparsa la straccio bilancia. È là la straccio bilancia. È là, è là in fondo. Sollevi. Ci metto su uno dei due. Aspetti. Infatti è starafi che straccio bidanza. Dai che riusciamo a fare tutto in 20 minuti. Vada. Ah, che sono tutti e due insieme. No. 139 grammi al pisone. Come quello là, come l'altro. L'altro. E l'altro era 127 quando, 123. Riprova. È vero, 123, era 132 d'Aquila. Questo è 138. Ma è uguale. Sì, cambia un po', differisce la verniciatura. Ah, che gioia! Io non so veramente che cazzo. No, ma pagelliamoli. Questa è veramente una recensione di merda. Che cazzo. Sì, questa è veramente... Non... Che poi adesso non si sa se pagellare quello nero o quello bianco. No. Diamo un voto a entrambi. Così. Allora, alla coppia del God Rider. Ma vuole... Perché io non... Li vuole un po' muovere anche per far vedere la... No, ma muovo il mio così lei non si scatena. No, la possibilità ce l'hanno un po', però è molto molle, anche sulle un po' sulle braccia, sul ma sì. Io metto Black God Riding più God Riding direttamente. Vabbè. Non lo so se vuole. Sì, sì, sì. Fagellarli ambedue dando una specie di mezza via. No, non lo no, dando doppio voto doppio voto è una cagata. E allora cosa vogliamo? Vediamo il doppio voto. Date, io non ah, lei ancora si no, rifiuta, non si esprime, no, si esprime. No, qui è il frutto che è venuto giù. Non le piacciono questi frutti? No. Adesso voglio vedere se stiamo. Lascialo così. Ma va, cioè, facciamo. Ho capito che fa cagare. Facciamo veramente cagare il cazzo.
scusi. Tanto queste non è che sono recensioni, sono discussioni amabili fra amici di robaccia. Di frutti. Di frutti. Anche perché stiamo aspettando la roba buona non arriva, e che non arriva, e allora abbiamo queste... E dopo ci tocca fare tutto in una volta, sì. Figa. Che dopo ha. Comunque, allora, impatto estetico. Di entrambi o di uno e l'altro? Tac tac, facciamo doppietta. Fate vobis. Ci siete in difficoltà. Allora, diciamo questo. Mi voglio più di... Diciamo questo. Allora, per me, il nero... God Riding, impatto estetico... Forse per il fatto che il nero e l'oro stanno bene, io gli do un bel 7,5. Le piace più che la versione normale? Sì. La versione normale gli do intorno al 6,5, gli do un punto in meno. Quindi 7,5, 6,5, ok. E io li ribalto. 6,5, 7. Allora viene 7,7. Allora vi siete messi d'accordo. Diamo un 7 a tutti. Allora vi siete messi d'accordo. Un 7 politico. 7. Cioè 7,7. 7,7. Vabbè, adesso io qui... Tagliamo giù la... Materiale, beh, materiale sono uguali per tutti e due. Quindi io abbiamo visto che hanno anche lo stesso peso. Meno male che se sei mezzo. Logica. 6,5. Ce l'avete, va bene. Verniciatura. 7. 7, sì. Forse quella del black, 8 gli darei. Addirittura. Mi piace di più, sì. Quindi cosa devo fare? Un 7,5, un 7? Perché se lei dice 7 a tutte e due, lui dice 8 e 7... Devo dare, perché qui allora metto Dio black, un voto a caso. No, quelli sono i miei voti. Visto che dicono che sono una tombolata. Non lo so, dia. Ah no, non lo so, dovete dire voi. Allora, dia 7,5 a tutte e due. 7,5 a tutte e due, dai. Vabbè, sì. Vabbè, no, ma io non voglio sapere. Cioè, troviamo un punto di incontro invece. Rifaccia. Che cosa? Tutto. Da zero. Dai, che in due minuti ce la facciamo. Allora, impatto estetico, 7. 7. Tutte e due. Bene, va bene. Materiali, 6,5. 6,5. Allora, uguale. Cos'è? Verniciatura? 7,5. Allora, no, a posto così. No, andiamo avanti. Posabilità? 7. 7? Cede, questo affare qua. Un po' cede. 6,5. 6,5. 6,5. Tutte e due? 6,5. Senza averli tastati. Sì, senza averli tastati. No, io l'ho tastato il mio, è una io vita no. Che lo palpeggio. Poi? Accessori. Vabbè, si trasforma, c'è quella roba lì. Beh, lei dovrebbe sapere. Cioè, sono lei lo sa più di me degli accessori. Io 6. Condivido per i 6 dello straccione che lo possiede. Trasformazione. Non l'ho mai trasformato. Neanche io. 6. Politico. Confezione, allora quelli... adesso voglio vedere se si trovate allora, il punto no, di io la confezione ce l'ho sopra. Io non l'ho vista l'altra, allora questa black fa cagare la mia. Io posso solamente da 5 dire di come quella che... questa invece quella normale è da 6,5. Le provi a girare per corte 5. Questo quindi non sono uguali. Ma allora dia 6 a tutte e due. E io non so, non posso dire la confezione dell'altro. Appunto, è un SRC normale. Incazzatura. No, non fa incazzare proprio. Perché non ha portato a trasformare. Beh, diamogli un 5. Se non è un tombolone quel pagellone qua, io non so che cosa un può essere. Diamo. 4 o 5? No, io sto sul 4. 4, non 4. Sono, sono d'accordo. Ah, 4 tutte e due? Sì, sì, perché così non lo scrivo due volte. Cioè, non devo 4 o 5. Così 4. Dopo è tutti la stessa cosa. Adesso ho capito. Adesso mi... Dai. Bene, ogilità. Qui mi devo fermare. Allora, l'ogilità effettivamente è diversa, perché almeno lui una serie ce l'ha. E quindi almeno 6 gliela do. Il nero è inutile. Il nero, E cosa devo dire? Lo scuro? Il black. È il black, è compagno. Quindi lì ci vorrei... Cioè, lì ci darei uno 0 o un 6. O un 2 o un 6. Cosa abbiamo dato di ogilità a quello di prima? 4. Mi sembra. Adesso figlio, mi prende in difficoltà. Da adesso ci abbiamo altri 20 minuti. No? Sì, però sperando di non rompere i coglioni ai nostri adepti. Chissà dove sono andato a mettere. Eccolo qua.
due gli abbiamo dato per non dargli lo zero, sono stato sì, io perché ho detto 4 e poi abbiamo fatto una la media, sì. 2 e 6 però ci sono delle differenze, allora no, 2 e 6 6, 8, 4 a tutte e due gli diamo 4. È consapevole, sì, che è una cagata, sì. No. Tanto da Serie C nessuno lo vuole questo coso. No, boh. Rapporto qualità prezzo. Beh, io ci ho dato poco. Io cosa costava? 40 euro questo qua all'epoca? 45? Ma un po' da se sei vicino. Sì, è lì attorno. No, beh, dai, 7. E all'altro? Beh, costa poco. 7. Sì. Giudizio finale. 7. No, ma 6 e mezzo. Facciamo 6 e mezzo. Concordo, facciamo per un po' mezzo politico. 6 e mezzo, perché tanto è un robot che proprio se ti manca lo devi prendere, se no. Ma la mette davvero su di domenica questa? No, io pensavo mercoledì. Ma sì, ma come l'altra? Fa talmente schifo come. È che non c'è niente per la domenica. Beh, un po' di archivio ce n'ho. Ce n'è ancora. Non abbia paura. Se abbiamo ancora una qualche domenica buona. Sì, sì. Qualche domenica di buono, Jerry Dunlop. Ciao, caro Jerry Dunlop. Che tra l'altro io mi sono dimenticato di una cosa molto importante. Ma oggi? No, in generale. In generale. Anche nell'altra recensione. E che ho allentato un po' la presa. Sì. Iscritti. Dai, forza. È vero, ragazzi. C'è da pompare questa cosa. Pompiamo. Cioè, sono molti. Sono stati 600. Bisogna tanti. Pompare. 600 in 6 mesi. Bisogna pompare. Cioè, 600 in 6 mesi sono 100. Poi mesi. Dove arriviamo. Ho capito. Arriviamo a 3.800, 3.600. È lo stesso. Anche se restiamo stazionari. Va bene lo stesso. Però, ragazzi, forza, uniamoci perché se voi volete che potere robotico migliori e magari recensisca anche roba più buona, l'unione fa la forza, quindi voi date a noi. Sì, sì. Dateci anche i modelli, perché siamo costretti a fare anche quella roba qua. Esatto, quindi voi più noi, uguale, recensione di merda. Sì, esatto. Va bene, va bene. Salutando scusa.